Siamo giunti ormai al decimo giorno di Ramadan e sicuramente il nostro rapporto con il Corano è migliorato molto rispetto a prima. Ma forse non tutti hanno realizzato questa cosa. Quando si legge il Corano o quando si recita, bisogna psicologicamente prepararsi a realizzare il fatto che Allah subhanahu wa ta'ala ci sta parlando. Moltissimi versetti del Corano, infatti, seppur sappiamo bene essere stati rivelati al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in realtà possono benissimo riferirsi a noi. Eh sì, proprio così. Allah subhanahu wa ta'ala ci sta parlando. Sta parlando con te, sta parlando con me. Come viene riportato in Surah Al-Baqarah, nel versetto numero 186. E quando i miei servi ti chiedono di me, io sono vicino. Ed uno dei modi utilizzati da Allah subhanahu wa ta'ala al fine di esserci vicino, anche se lontano, molto lontano, sopra i sette cieli, è proprio il fatto di dimostrarci la sua vicinanza tramite il suo libro. Ci avete mai fatto caso? Quando si recita il Corano, molto spesso, senza volerlo, si riflette su quello che accade nelle nostre vite. Come se il Corano leggesse dentro di noi, come se guardasse dentro la nostra anima, come se ci raccontasse della nostra vita, ciò che passiamo, i nostri pensieri, i nostri momenti di gioia e i nostri momenti di tristezza. E subhanallah, la magia di ciò è che in esso troviamo sempre la soluzione e la guida ad ogni nostro problema. Proprio come se ridesse vita ai nostri cuori spenti e colmi di peccati. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di mantenere sempre saldo il nostro rapporto con il Qur'an, con il suo libro, dentro e fuori Ramadan, perché in esso c'è la nostra salvezza. E molto spesso tendiamo a dimenticarcene.